Siamo a Messina nella via La Farina. Messina è una città completamente ricostruita dopo il terremoto del 1908 e dopo i bombardamenti del 1943. La città più bombardata, con 69 bombardamenti a tappeto. Tutti gli edifici del centro hanno riportato danni. La ricostruzione è stata in ogni caso realizzata in tempi brevissimi, a differenza di Palermo e di Catania, che ancora hanno grandi aree bombardate e non ristrutturate. Il servizio antincendio a Messina è famoso perché durante la guerra ha avuto una grande attività, quello che poi oggi è diventato il servizio vigili del fuoco. All'epoca era una specie di corpo civile che serviva la città bombardata, un po' erede delle attività post terremoto. In questo intervento dei vigili del fuoco vediamo un edificio post bellico è un edificio post terremoto. Questo è un quartiere interamente costruito per i ferrovieri nella zona sud della città e che rappresenta una tipologia ripetuta decine di volte qui in questo quartiere, dove vivono circa 12.000 ferrovieri e il contingente che dipendeva dal settore messinese delle Ferrovie dello Stato, il più grande di quelli siciliani, con 12.000 pensionati, 12.000 stipendiati dalle ferrovie su 5.000 circa che erano in attività fino a pochi anni fa, utilizzati sia dalla flotta delle ferrovie, che contava circa su 10 navi, e dalla stazione ferroviaria di Messina, che è una delle più grandi stazioni ferroviarie d'Europa, con i suoi 20 binari, oltre 20 binari. Questa città è stata bombardata e ricostruita tutti in una volta, è stata distrutta dal terremoto molti anni fa e quindi adesso gli edifici post terremoto crollano tutti insieme. È una situazione un po' particolare, quasi unica. Come tutte le città terremotate vengono costruite interamente, i cornicioni e i muri, i prospetti, i balconi crollano, si rompono tutti contemporaneamente. Quindi gli interventi dei vigili sono a decine, sono molteplici proprio in questo periodo, per la caduta di cornicioni e per la caduta di balconi che si deteriorano col tempo. Ecco qua ad esempio è crollata tutta la parete, tutto l'intonaco della parete è crollato dopo 100 anni dalla costruzione. Qui di fronte a noi la sede è nuovissima, la sede dell'ATM, esiste da circa 20 anni, è tutto in cemento armato, vetro e acciaio.